Un anno dalla nascita di Canavese Turismo, un bilancio dell'attività svolta? Beh, direi che nel nostro piccolo, diciamo, l'attività svolta ha avuto un bilancio decisamente positivo, nel senso che quest'anno ci eravamo riproposti a livello di programma che ci siamo dati l'anno scorso, che è un programma di respiro, diciamo, quasi decennale, di compiere tutta una serie di operazioni per avere le basi per predisporre un'aggregazione di operatori che potessero esprimere un'offerta turistica strutturata del nostro territorio. E direi che quest'anno abbiamo lavorato in modo decisamente strutturato e decisamente positivo, soprattutto su quattro fronti, nel senso che il primo fronte è stata la redazione e l'inventario di quelli che sono tutti gli eventi che ci sono in Canavese e quindi la ingegnerizzazione e strutturazione di questi eventi all'interno di un calendario apposito messo poi a disposizione dagli operatori. La seconda cosa che abbiamo fatto è un ampliamento di quella che è l'offerta che il gruppo turismo esprimeva in termini di ristorazione, quindi enogastronomia, nel senso che proprio oggi si è siglato un accordo con l'Associazione dei Ristoratori della Tradizione Canavesana. In questo modo abbiamo la possibilità di allargare un po' quella che è l'offerta di ristorazione che andiamo poi a inserire all'interno dei pacchetti turistici che stiamo cercando di comporre. Abbiamo poi portato avanti un'indagine sempre in tema enogastronomia sulle aziende agricole, vitivinicole e artigianali e quindi anche in questo caso l'output ne è stato una serie di informazioni che ci servono poi ad aggregare offerte e servizi da proporre alle persone appunto che sono fruitori di quello che è l'offerta turistica canavesana e per ultima un'offerta escursioni. Quindi direi che il bilancio è decisamente positivo. L'offerta escursioni coinvolge diversi paesi del territorio? Quello che cerchiamo di valorizzare e di esprimere è l'offerta del canavese, quindi di un territorio allargato a tutta quella che è la nostra realtà. Chiaramente poi ci sono tutta una serie di attività che vengono svolte prioritariamente su alcune parti del territorio e altre che invece magari ne interessano delle altre, a seconda proprio della tipologia di attività. Però noi chiaramente ci rivolgiamo a tutto il territorio e cerchiamo appunto di esprimere l'offerta di tutto il territorio. Quindi le escursioni sono escursioni principalmente sportive e culturali che vanno a seconda della tipologia di attrazione a toccare diverse parti del territorio. Anche in ambito ristorazione, con l'accordo con l'Associazione Ristoratori Canavesani, abbiamo allargato decisamente l'offerta, anche in termini di territorio, di posizionamento delle varie strutture che riusciamo ad offrire ai nostri clienti.